Aldo Trudi, una tavolozza da 20.000 metri quadrati per vincere il Compasso d'Oro. Un'opera unica, che emozione si prova? Beh, grande, grande, no? Come dicevo prima, io tutte le volte che vedo dello spazio libero mi viene voglia di occuparlo con del colore, con dei segni. Qua è stato un sogno, da piccolo venivo a vedere il tracciato mentre le ruspe lo segnavano e adesso poter metterci le mani è una cosa indescrivibile. Poi sotto questo sole con i piloti con i quali lavoro e collaboro da tempo che corrono e danno il meglio su questo circuito, mi sento parte di questo grande spettacolo. Da artista ed appassionato di sport, il motociclismo a suo modo è un'opera d'arte? Madonna, sì. Ogni domenica si ripropone una sorta di liturgia, è qualcosa di più, è un'opera d'arte, sì, perché anche loro cercano la linea perfetta, no? Come noi facciamo nella grafica, come gli artisti, grandi artisti fanno, cercano la perfezione del segno, oppure con la loro follia, così come i piloti, riescono a inventarsi qualcosa in più, gli altri per creare un'opera d'arte, i piloti per vincere la gara. Ecco, e il presidente Coppioli l'ha appena definita una sorta di Raffaello abbinato al circuito. Troppo, sono un artigiano e non bisogna confondere questo livello con l'arte. L'arte è una cosa più alta. Prima ha detto una cosa molto bella, che con una dedica speciale per questo premio. La mia famiglia, perché non ci sono più mio padre, mia madre e la zia Luisa, che è sempre stata la mia seconda mamma. Siamo rimasti io e mio fratello e loro sarebbero stati qui probabilmente, sicuramente contenti di quello che ho fatto.